Buonasera e grazie per essere con noi, professor Alessandro Volpi, docente di storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Pisa, autore di numerosi saggi, editorialista del mensile Altra Economia con una rubrica che si chiama Il Dizionario Economico dell'Ignoto. Grazie davvero per essere con noi. Alessandro, la prima domanda, per te è una domanda di carattere strettamente economico. Sappiamo che questa crisi non sarà indolore, non lo è già adesso, perché è 2 mesi che le economie sono ferme, però sappiamo anche che è una crisi molto diversa da quelle a cui, ahimè, ci siamo abituati, quelle storiche di qualche decennio fa, ma anche quelle più recenti, come quella del 2007-2008, che fu di natura finanziaria. Che cos'è la crisi di oggi, che caratteristiche ha e quindi cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi mesi, per i prossimi anni in cui questa situazione di emergenza magari non finirà, ma quantomeno potrà portarci a una nuova normalità? Beh, sì, intanto grazie dell'invito per questa conversazione, ma è sicuramente vero che questa crisi è profondamente diversa dalla crisi del 29, dalla crisi del 2008, per tante ragioni, però secondo me ce n'è una che è particolarmente evidente ed è rappresentata dal fatto che in questo momento noi stiamo vivendo una vera e propria paralisi della capacità di produrre reddito, che era invece uno dei tratti caratterizzanti dei sistemi produttivi. La crisi del 29 è stata una crisi di sovrapproduzione che poi è stata di fatto smascherata da una crisi finanziaria, ma il problema nasceva da 10 anni in cui, dopo la fine della prima guerra mondiale, il sistema produttivo girava a ritmi che erano superiori rispetto alla capacità di consumo. La crisi del 2008 è stata una crisi di ingegneria finanziaria, cioè nasceva dall'illusione che si potesse eliminare il rischio come componente caratterizzante dei mercati finanziari e quindi distribuendo il rischio fra più soggetti lo si potesse eliminare. Questo ha portato al proliferare di una vera e propria finanza tossica che poi ha investito il sistema produttivo, ma sia nel 29 sia nel 2008 i sistemi produttivi erano rallentati dalla crisi, ma continuavano ad avere una loro vitalità. E in questo momento i sistemi produttivi sono veramente incapaci di agire e sono incapaci di agire perché questa crisi, essendo una crisi di natura sanitaria, una profonda crisi pandemica, quindi sconosciuta sostanzialmente a quelle che sono le economie di natura contemporanea, perché come dire, economie ben diverse rispetto alle economie che esistevano al tempo della spagnola, ecco, questa crisi colpisce le persone appunto nella loro capacità di essere sia soggetti che producono sia soggetti che consumano. Quindi la paralisi è una paralisi molto più strutturale, molto più sostanziale rispetto a quanto non fosse accaduto nel 29 o nel 2008. Qui il reddito non viene più prodotto. Questo è il dato. Se prendiamo semplicemente qualche indicatore riferito anche solo al caso italiano, parlare di una distruzione del prodotto interno lordo di 10 punti nel giro di un anno, per quanto il prodotto interno lordo possa avere dei limiti nella capacità di misurare la produzione di reddito, però è un dato assolutamente inedito, decisamente superiore, se lo vogliamo adoperare come dato di comparazione, rispetto alla crisi del 2008. Abbiamo parallelamente almeno una forte esplosione della necessità di una spesa pubblica, perché anche qui, se ci riferiamo soltanto al caso italiano, i decreti che si sono succeduti e quello che stiamo in qualche maniera aspettando mettono comunque sul tavolo, almeno impegnano formalmente qualcosa come 60-70 miliardi di euro, che se torniamo indietro alle ultime leggi di bilancio, troviamo che le ultime leggi di bilancio, se ci togliamo le clausole di salvaguardia, facevano un decimo di quel valore. Allora c'è una distruzione di reddito che è determinata, una incapacità di creare reddito, meglio ancora che distruzione di reddito, che è determinata dalla paralisi sostanziale e strutturale dei sistemi produttivi. C'è un ingigantimento della necessità di spesa pubblica che è totalmente sconosciuto rispetto ai parametri che abbiamo utilizzato fino a dicembre dell'anno passato per stendere le leggi di bilancio, e questo implica un terzo elemento che ancora di più, secondo me,
caratterizza questa fase, che la distruzione dei redditi è talmente marcata che rende difficilissimo anche l'utilizzo dello strumento fiscale. In fondo, dalla crisi del 2008 si è provati ad uscire per una strada che era per molti versi si è rivelata poi sbagliata, ma si è provati ad uscire lavorando sul carico fiscale, cioè introducendo un sistema di appesantimento fiscale che dovesse almeno in parte recuperare le risorse necessarie per uscire dalla crisi. Oggi ho l'impressione che con i numeri di cui disponiamo e soprattutto con l'estrema aleatorietà del processo di crisi, quale sia la base imponibile di cui dispongono gli stati e aggiungo le amministrazioni locali, perché io penso che uno dei grandi temi sarà la crisi delle amministrazioni locali, il rischio reale che le amministrazioni locali, che sono poi un elemento fondamentale per la tenuta dei territori e per la tenuta sociale dei territori, che molte amministrazioni locali si trovino in condizioni fallimentari, nel vero senso della parola, perché avranno un congelamento e probabilmente anche una morosità talmente alta del loro sistema di imposte e dal punto di vista delle tariffe, anche lì una difficoltà a riscuotere le tariffe per i servizi che hanno oggi proporzioni difficilmente diciamo conosciute, anzi io direi per nulla conosciute rispetto al passato. Quindi è la peculiarità, e poi aggiungo un'ultima considerazione delle peculiarità, è che questa crisi, a differenza delle crisi precedenti, ha veramente determinato, colpendo la capacità delle persone di essere soggetti produttivi e consumatori, una crisi che è una crisi strutturale e la cui evidenza si manifesta sia sul versante della necessità di spesa pubblica, sia sul versante della capacità della erosione, della cancellazione di una vera e propria capacità fiscale, perché poi, se vogliamo ragionare di fisco, anche eventuali ipotesi patrimoniali scontano oggi, al di là delle difficoltà, l'erosione di valore degli asset immobiliari, e quindi anche questo è un tema non banale. C'è poi un'altra specificità che poi serve, secondo me, per capire anche come se ne può uscire, che è rappresentata dal fatto che questa è la prima vera crisi che affrontiamo senza inflazione, cioè in questo momento la situazione è talmente grave, talmente, come si può dire, per molti versi disastrosa, e si abbina anche e avviene in una fase che era già di, se vogliamo, di lungo rallentamento dell'economia, che ha fatto sì che l'inflazione come variabile economica non ci sia più. Noi non abbiamo più un dato inflazionistico che si possa considerare tale. Se prendiamo i dati di marzo del 2019, gli Stati Uniti avevano un'inflazione del 2020, scusate, di quest'anno, per intenderci, gli Stati Uniti avevano un'inflazione dell'1,40-1,50%, la Cina, che viaggiava normalmente quasi a due cifre, ha il 4%, la zona euro ha lo 0,8%, quindi sostanzialmente è priva di inflazione. Non c'è la presenza di inflazione, e questo ha poi determinati effetti sul piano economico che, insomma, sono particolarmente significativi. Quindi è chiaro che questa è una crisi assolutamente nuova, perché paralizza la produzione di reddito, toglie la capacità di lavorare concretamente sul versante fiscale, ha bisogno di un sostegno sociale in termini di spesa pubblica molto marcato, e avviene in un contesto nel quale l'inflazione non c'è più. Senti, è difficile dare delle potenziali soluzioni, specie quando gli scenari, come in questo caso, sono via più incerti. Tuttavia, in un momento in cui i redditi sono bassi, sono addirittura frenati, rallentati, se non azzerati, l'inflazione non c'è, come dicevi poco fa. Forse tornare a ragionare sul debito in maniera sensata, debito pubblico in particolare, potrebbe rappresentare una delle soluzioni, per evitare appunto che la parola sia sempre uno spauracchio cui non dobbiamo mai riferirci. Appunto, potrebbe essere un momento in cui ragionare in maniera seria e senza pregiudizi sul debito. Ma io penso che sia l'unica strada, cioè almeno se noi dobbiamo distinguere, diciamo così, due fasi, la fase della sopravvivenza, dell'uscita dalla crisi senza che ci siano dei traumi sociali profondi, delle lacerazioni sociali profonde e insanabili, e poi magari la fase successiva, è evidente che in questa prima fase, che è quella dell'emergenza, che ripeto è un'emergenza sociale, di tenuta sociale in assenza di produzione di reddito, l'unica strada è quella dell'indebitamento. E sono convinto che, come si è accennato,
accennava, prima di tutto si tratti di un dato culturale, cioè noi dobbiamo avere chiaro, a mio modo di vedere, che quelle impalcature che sono state costruite per sorreggere l'edificio europeo in larga misura sono oggi totalmente inutili, ma anche perché inapplicabili. Cioè è chiaro che se noi ragioniamo sui dati del caso italiano di cui si parlava prima, ma considerazioni analoghe, sia pure un pochino più leggere, possono valere per Spagna e Francia. Cioè, in un paese come il nostro, dove abbiamo bisogno di un forte incremento di spesa e il PIL non cresce, noi avremo, insomma, a fine anno un rapporto fra debito e PIL pari al 160%, che peraltro è una valutazione, quella che è stata fornita anche negli elaborati ultimi da parte del governo, probabilmente sottostimata perché, ad esempio, non considera il rischio di fallimento di numerose amministrazioni locali che avranno bisogno ulteriormente di sostegni. Certo. Quindi stiamo parlando di un debito che viaggia verso il 160-170% del PIL. Il rapporto deficit-PIL che dovrebbe convergere verso la parità di bilancio e in questo momento è all'11-12, è difficile fare delle stime. Allora è chiaro che pensare che si usino parametri come il 60% del rapporto debito-PIL o la parità di bilancio fra entrate e uscite, in questo momento vuol dire parlare una lingua che è totalmente priva di significato perché nessuno è in grado neanche di immaginare quegli scenari. Allora noi dobbiamo pensare che serve trovare quelle risorse che servono appunto a garantire una produzione di reddito e una produzione di reddito che riguarda non soltanto i cittadini, ma riguarda le imprese per le loro ripartenze, per poter tornare a fare un minimo di attività e poi un minimo di investimenti. Le risorse si possono trovare non attraverso, in questo momento, a mio modo di vedere, riforme di tipo fiscale, inasprimenti di tipo fiscale o tagli di spesa o immaginari improvvisi avanzamenti del PIL, ma attraverso un aumento del debito, un forte aumento del debito. E su questo vorrei dire, fare una considerazione che magari poi serve a introdurre anche un argomento successivo. Io sono convinto che l'aumento del debito, nel momento in cui ha un aumento del debito partorito dalla Banca Centrale Europea e che ha come, diciamo, finalità la possibilità di comprare, di acquistare i titoli del debito pubblico emessi dai vari stati che con quelle risorse finanziano la loro, come dire, tenuta sociale e la loro ripartenza, ecco, quel percorso è un percorso possibile, cioè la possibilità per la BCE di comprare questi titoli e di, in qualche modo, i titoli del debito dei vari paesi e quindi sostenere la ripresa e la tenuta di questi paesi è una condizione possibile perché in questo momento, come si diceva prima, non esiste il rischio di inflazione, non esiste il rischio di, come dire, incredibilità del debito, cioè di incredibilità della moneta nell'ambito della quale il debito è definito. Cioè, se noi utilizzeremo la Banca Centrale Europea e la Banca Centrale Europea naturalmente comprerà i titoli del debito pubblico e lo farà utilizzando l'euro come strumento di riferimento. Io sono convinto che, non essendoci inflazione in giro e essendo l'euro in questo momento la moneta più forte che esiste sul pianeta, i pericoli che questo processo di crescita del debito, denominato in euro, si trasformi in un indebolimento dell'euro, in una successiva svalutazione, una perdita di credibilità delle economie che stanno dietro a questo debito e a questa moneta, sia totalmente privo di senso. Perché, torno a dire, in questo momento non ci sono tensioni inflazionistiche, le materie prime stanno crollando, il petrolio è intorno ai 20 dollari, ma sui contratti, come sappiamo, addirittura nel mese di aprile ci sono stati alcuni contratti per alcune tipologie di paesi che addirittura dove il compratore si è trovato nelle condizioni di ricevere dei soldi dal venditore perché il venditore non trovava a chi vendere e aveva difficoltà nel mantenere quei quantitativi. Quindi, in un momento in cui le materie prime stanno in larga misura crollando sui termini dei loro prezzi, l'energia sta in larga misura crollando, non ci sono quindi tensioni vere in chiave inflazionistica e in termini monetari l'euro è sicuramente più forte del dollaro, che ormai da tempo sta facendo questa operazione per cui la Banca Centrale Americana stampa, produce carta moneta, la Federal Reserve, per sostenere la propria economia senza fare ricorso a nessun altro tipo di strumento fiscale. Io sono convinto che la possibilità reale, appunto,
da parte della BCE di comprare i titoli di debito pubblico dei vari paesi e di utilizzare la forza dell'euro perché questo avvenga senza che ci siano rischi di svalutazione, di perdita di valore, o che questa operazione diventi un'operazione che in qualche maniera poi indebolisca le economie che sono dietro l'euro, e che quindi la pratica, a mio modo di vedere, non esiste in nessun modo, o meglio, tutte le soluzioni alternative sarebbero molto peggiori, perché pensare di ripartire con aumenti di carico fiscale, con tagli sulla spesa o non so su quale altre forme di incentivo alle imprese, o anche soltanto pensando che si possa avere più risorse europee aumentando le dimensioni del bilancio europeo attraverso maggiori contributi dei singoli paesi, vuol dire poi comunque costringere questi paesi, come nel caso italiano, a ricorrere ulteriormente al proprio debito e quindi alla fine a fare un'operazione che torna al punto di partenza. Cioè bisogna che la BCE faccia questo sforzo che banalmente si chiama monetizzazione del debito, cioè il debito deve diventare una moneta circolante garantita dalla Banca Centrale Europea, e le condizioni perché questo avvenga, a mio modo di vedere, ci sono perché è un percorso che è già stato avviato e perché il quadro di riferimento internazionale lo consente. Senti, l'abbiamo citata tanto, tra l'altro ricordo che sei autore di un recente libro che si chiama Perché non possiamo fare a meno dell'Europa. A questo punto ti chiedo una riflessione un po' più politica, se vogliamo. Forse l'Unione Europea ha bisogno anche di riscoprirsi unione, di riscoprirsi comunità, che la pandemia ce l'ha insegnato, che non ha davvero confini e che deve unire, deve lavorare, diciamo così, in sintonia per trovare soluzioni comuni, perché non c'è confine che tenga. Forse lo dicevi anche tu in qualche tuo saggio, un conto è l'isolamento e il distanziamento, un conto è l'isolazionismo. Certo. Sì, no, ma come dicevo prima, io penso che in questo momento, e fortunatamente c'è una riflessione ampia su questo, cioè cose che prima potevano sembrare un po' velleitari, adesso stanno diventando sempre più concrete e realistiche. È evidente che la Banca Centrale, proprio per la capacità di tenuta dell'euro, che è stata una faticosa costruzione, per molti versi anche con alcuni errori, ma che certamente ha partorito una moneta forte, e la Banca Centrale Europea con questa moneta è l'unico strumento, e prima di tutto politico, per affrontare la crisi. Perché se non si ricorre, come si diceva prima, a questo strumento, la capacità di tenuta dei paesi non c'è. Ora, questo implica naturalmente una maggiore condivisione, anche qui senza entrare troppo nel dettaglio, ma dal 2012 Draghi aveva scelto una determinata linea, quella linea si è ulteriormente, secondo me, approfondita e resa più efficace a partire dal 2015. Gli strumenti per poter fare gli acquisti di titoli del debito esistono, le resistenze rispetto a questa possibilità, che non è ancora a tutti gli effetti ad oggi una monetizzazione del debito, ma secondo me la può diventare, perché alla fine gli strumenti che sono in campo già consentono di fatto la BCE, anche lo stesso ultimo piano fatto appositamente per la pandemia di 750 miliardi va in quella direzione. Ecco, dicevo, rispetto a questo, le resistenze che vengono poste in essere, a mio modo di vedere, sono da superare sul piano culturale, ma sono anche per certi aspetti quasi inevitabilmente superate, perché concretamente, vorrei essere anche su questo molto, molto chiaro, rischiando un po' anche la semplificazione, le difficoltà alla monetizzazione del debito da parte della BCE possono provenire solo dalla Germania. Non esistono alternative reali a questo. L'Olanda, la realtà danese, l'Austria, cioè alla fine sono, come dire, realtà che parlano in questo momento e prendono posizione perché pensano di poter anticipare la posizione della Germania e quindi per certi versi fare un po' il lavoro sporco della Germania con la certezza che la Germania li copra. Ma è evidente che nessuna di queste realtà, o anche aggregandole, è in grado da sola di condizionare le sorti della politica economica, perché così la voglio definire, della Banca Centrale Europea. Quindi il tema è la Germania, ma la Germania, io sono convinto, e d'altra parte le dichiarazioni anche che sono emerse da parte di Schäuble e il presidente del Bundesrat, che era stato uno di quelli che nel board contro Draghi aveva cercato di fare scintille, però le sue stesse ultime dichiarazioni, dichiarazioni della von der Leyen, della Lagarde, dopo la sentenza della Corte federale costituzionale tedesca, sono state prese di posizioni che hanno difeso
il ruolo della Banca Centrale Europea. Ma perché? Perché, e mi riferisco proprio alla posizione dei tedeschi, in questo momento la Germania ha una crisi economica incipiente e evidente. I dati sul manifatturiero degli ultimi mesi vedono una forte regressione del manifatturiero tedesco e soprattutto c'è un forte crollo del motore dell'economia tedesca, che sono le esportazioni. Allora, la Germania ha avuto la forza e per certi versi si può dire anche un po' l'arroganza di avere nel corso del tempo un surplus che eccedeva costantemente il 6% previsto dai patti, dai vincoli europei e ha esportato molto di più di quanto in realtà non avrebbe dovuto fare secondo gli accordi europei. Lo ha potuto fare per la sua grande capacità, ma lo ha potuto fare anche perché aveva un mondo davanti che era un mondo composito, cioè poteva comunque fare pressione per poter vendere le proprie merci nel nostro paese, in Francia, in Spagna, aveva mercati che comunque accoglievano queste merci, aveva la possibilità di rivolgersi alla Cina e agli Stati Uniti. Ora questo quadro è cambiato. Questo quadro è cambiato perché l'Italia, la Francia, la Spagna stanno rischiando una recessione che li priverà della capacità di essere consumatori dei beni tedeschi, cosa che sta già avvenendo. E quindi la Germania capisce che queste realtà sono realtà che le stanno mancando. A fronte di questo si trova di fronte una Cina che la pandemia ha dimostrato quanto sia un paese anomalo, quanto sia un paese strano e peraltro comunque una realtà con la quale la Germania ha la perfetta consapevolezza, sia che nella visione dell'SPD, sia nella visione della Merkel e di quel mondo, che è un mondo, la Cina, con la quale non si può trattare Germania-Cina, Certo. perché Germania-Cina vuol dire che la Cina vince sempre. E quindi alla Germania stanno venendo meno i partner fondamentali dell'Europa. La Cina si è rivelata con la pandemia una realtà difficile, inaffidabile, peraltro, ripeto, una realtà con la quale non si può affrontare un dialogo a due perché non funziona. E gli Stati Uniti di Trump sono gli Stati Uniti di Trump, cioè sono un paese che in questo momento ha deciso di subordinare alla campagna elettorale delle elezioni presidenziali ogni altro elemento e quindi vuole accusare la Cina di essere il grande responsabile della pandemia, perché sanno perfettamente in questo momento gli Stati Uniti che gli indicatori economici da qui a fine anno peggioreranno e quindi l'ipotesi di Trump è: devo trovare il colpevole perfetto per costruire su quello la mia campagna elettorale. Ma questo non è un partner economico e questo la Germania lo capisce. La Germania è un sistema progredito, quindi è evidente che in queste condizioni la Germania sta capendo, e io sono convinto, voglio essere ottimista in questo, che lo capirà sempre più, che ha necessità di quelle realtà, Italia, Francia, Spagna, che gli diano una sostanza, che gli diano un mercato di destinazione dei propri prodotti, che gli diano una forza di interlocuzione come Europa rispetto alla Cina e magari anche una forza di interlocuzione rispetto all'Inghilterra, cioè rispetto al post-Brexit. Queste condizioni fanno sì, dal mio punto di vista, che la Germania abbia un interesse ad accettare la strada per cui la BCE è lo strumento con cui, salvando l'Italia, la Francia e la Spagna, si salva anche l'economia tedesca. E quindi le resistenze a una BCE più politica, una BCE che monetizza il debito, che aiuta nella sottoscrizione del debito, nell'acquisto di debito, quelli che sono ormai gli inevitabili e indispensabili partner commerciali della Germania e gli interlocutori politici per un confronto internazionale, andrà in quella direzione. E aggiungo un'ultima considerazione su questo. E peraltro c'è il tema dell'inflazione, perché neppure la Germania si può permettere una deflazione costante, perché se non c'è il rischio dell'inflazione, quindi questo autorizza, favorisce la produzione di euro per finanziare il debito. Al tempo stesso, però, c'è un altro aspetto dell'inflazione, che una deflazione costante vuol dire un calo costante dei prezzi, e un sistema come il sistema tedesco non si regge con una prospettiva di prezzi che tendono progressivamente ad essere negativi, non si regge con dei tassi di interesse che sono progressivamente negativi. C'è un po' di sana inflazione serve anche alle prospettive di investimento di un paese come la Germania. Quindi
L'assenza di inflazione consente di poter comprare debito senza rischiare appunto la svalutazione e quelle paure che i tedeschi hanno sempre avuto. E al tempo stesso, se anche un pochino di inflazione si muovesse nei termini fisiologici del famoso 2% che loro hanno sempre sostenuto, può essere utile per la ripartenza in primis dell'economia tedesca. Allora, io vedo un comune interesse europeo in questo momento a far sì che la BCE sia il faro, lo strumento attraverso cui si procede alla, diciamo così, ripresa attraverso la monetizzazione del debito. E penso, voglio fare un'ultima considerazione su questo, che quello sia il tema. Cioè, io penso che la discussione su ma qual è lo strumento migliore attraverso il quale far ripartire le economie dei singoli paesi, dobbiamo usare il MES, dobbiamo usare l'European Recovery Fund, dobbiamo usare il SURE, in realtà tutti questi temi sono temi secondari, perché deve essere chiaro che se la banca centrale non fa il proprio mestiere di appunto prestatore di ultima istanza, di monetizzatore del debito, di sottoscrittore dei titoli di debito pubblico, non ci sarà spazio per questi strumenti, perché io voglio vedere come farebbe come farebbero i bond, i titoli, le obbligazioni dell'European Recovery Fund a trovare dei compratori nel momento in cui la Banca Centrale Europea venisse ridimensionata. È ovvio che quei titoli hanno uno spazio, così come, come dire, il finanziamento del MES ha uno spazio se i mercati sanno che la BCE comprerà tutto quello che il mercato in quanto tale, quel risparmio privato che ancora esiste, non fosse disponibile a comprare. Perché se non se viene meno questa garanzia, cioè la garanzia della BCE, è chiaro che i mercati in questo momento non sono nelle condizioni di acquistare neppure i bond del progetto di recupero europeo, del European Recovery Fund. Non ci sono queste condizioni, cioè le condizioni esistono solo nella misura in cui la BCE svolge il suo mestiere. E peraltro, secondo me, quegli strumenti, il MES e l'European Recovery Fund, sono, come dire, secondari e per certi versi anche, passatemi la forzatura, un po' inutili, perché sarebbe sufficiente, come è stato già in passato e come deve essere fatto ancora di più in futuro, che la BCE compri le partite di debito che i singoli paesi emettono. Questo peraltro cancellerebbe in qualche maniera anche il rischio di spread, di aumento dei tassi di interesse. Serve che quel famoso whatever it takes, cioè che a qualunque condizione si proceda all'acquisto di questo debito, venga posto in essere con grande chiarezza e dietro ci sia una volontà politica, ci sia la volontà politica di una comunità che si riconosce in quel modello. Questo, secondo me, è almeno per l'emergenza l'unico percorso possibile, perché in assenza di produzione di reddito, il reddito va creato. Costi quello che costi. Grazie davvero, Alessandro Volpi, per questa analisi lucida, chiara e convincente. Speriamo di ritrovarci presto dal vivo, probabilmente. Grazie, grazie a voi.